Sciogliere il nodo di una questione quasi d'onore, questo è il prossimo obiettivo dei comici Ficarra e Picone, impegnati in questi giorni in Sicilia nella promozione del loro ultimo film alla Matassa, in uscita il prossimo 13 marzo. Sì. Siamo contentissimi perché abbiamo scoperto delle parti di Catania, anche di Paternò, che non conoscevamo. E anche poi Ragusa. Anche Ragusa, sì, siamo stati là. E per cui, insomma, siamo contenti e speriamo di avere dato un'immagine non scontata della Sicilia, ma normale. A livello nazionale ci sono pregiudizi per le produzioni siciliane? No, assolutamente. Sono dei muri che alcune volte ci creiamo noi stessi siciliani. Ah, ce l'hanno con noi. Assolutamente, non c'è nessun tipo di pregiudizio, c'è soltanto affetto, amore. Noi cerchiamo di fargli conoscere una Sicilia che è la nostra, quella giusta. Sicuramente c'è anche la voglia di raccontare questa storia, che è appunto una storia tra cugini che non si parlano da 20 anni. Credo che sia una storia che può coinvolgere non soltanto la Sicilia ma tutta Italia. Continua in ogni caso l'attività professionale del duo palermitano e, salvo imprevisti, a fine mese un ritorno tra i banconi di Striscia. Ritornerete a Striscia? Se ritorneremo a Striscia, sì, dal 30 marzo. Se riusciamo a uscire dai microfoni, il 30 marzo andiamo lì. Se li è abbassato un poco di più, perché mi sento minacciato che ce l'ho. Torneremo a Striscia dal 30 marzo, anche perché l'abbiamo detto in tutto. Ah, ti vuoi mettere. Che vuoi, se non ci arrivo, mi sento. Anche perché, insomma, non vediamo l'ora. Ogni anno Striscia è bellissimo perché commenti in diretta qualunque cosa succede in Italia. Anche loro in questo caso possono essere identificati come gli smemorati di Cologno, visto che il ricordo dell'ultimo incontro Palermo-Catania pare ormai sbiadito. No, noi questa domenica abbiamo visto. Noi siamo stati fuori Italia. Fuori dall'Italia, ma in più pensiamo che il calcio sia uno sport medievale che non funziona. Uomini che stanno sempre davanti al calcio, alla televisione, telecomando, non è giusto.